Si dice che il mondo è bello perché vario, ma cosa intendiamo veramente con vario? Quali sono le caratteristiche che ci rendono davvero unici? Oggi abbiamo raccolto le 5 caratteristiche che hanno in pochi, quindi state molto attenti perché potreste scoprire di essere più unici che rari. Un capezzolo in più. Avete due capezzoli? Bah, siete poveri, c'è gente con uno, due o addirittura tre capezzoli in più di voi. E il fatto ancora più strano è che possono trovarsi in qualsiasi parte del corpo. Circa il 10% della popolazione mondiale ha più di due capezzoli, ma questo numero potrebbe essere più elevato considerando che questi capezzoli extra potrebbero essere scambiati per dei nei. Quindi date un'occhiata ai vostri nei, perché potrebbero essere capezzoli. La coda. No, non stiamo parlando di Super Saiyan, ma dal 1884 ad oggi sono nati 23 bambini con una vera e propria coda. In un certo senso tutti noi abbiamo una coda, infatti quando siamo ancora feti ne abbiamo una, però man mano che cresciamo diventa sempre più piccola, fino a diventare quello che noi conosciamo come Kokichi. I capelli rossi. Solo il 2% della popolazione ha i capelli rossi naturali. Infatti, se provate a pensarci, quante persone conoscete con i capelli rossi? Non tante, vero? E se ne conoscete un bel po', allora dovete per forza trovarvi in Scozia, dove la percentuale di persone con i capelli rossi è del 13%. Una foresta! La percentuale bassa è causata dal fatto che per avere questo colore, entrambi i genitori devono possedere il gene MC1R. Il sangue AB negativo. È il gruppo sanguigno più raro di tutti, infatti solo il 0,6% delle persone possiede questo tipo di sangue, considerato molto importante perché è un donatore universale di plasma. Invece, per quanto riguarda la donazione di sangue, il gruppo AB negativo può donare al gruppo AB positivo e AB, e può ricevere sangue dal gruppo AB negativo, B negativo, A e 0 negativo. I buchi nelle orecchie. Ci sono persone che sono nati con dei piccoli buchi sopra le orecchie. Casi di questo tipo sono riportati fin dal 1864. Non è ancora chiaro il motivo della loro esistenza, ma questi buchi non sono sicuramente qualcosa di positivo, infatti possono infettarsi molto facilmente. Bene, il video di oggi finisce qui. Se avete una di queste caratteristiche, potete considerarvi molto unici. Ma anche se non le avete, in realtà, siete unici come tutti gli altri. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento e magari iscrivetevi. E se avete ancora tempo, passate a vedere un altro nostro video.